voglio presentarvi un ladro. Sì, proprio un ladro. Affinché voi ne abbiate conoscenza per prenderne le debite distanze. Ovviamente sto scherzando. Il ladro non è altro che un grande pittore paesaggista che visse a cavallo in Sicilia tra l'Ottocento e il Novecento. Un artista che ammaliò due imperatori e che conquistò sovrani, nobili, critici e persino Gabriele D'Annunzio. Il suo nome è Francesco Loiacono, il pittore del sole, o come lui stesso si definì, il ladro del sole. Accettando questo epiteto che il nobile siciliano Romualdo Trigona gli affibbiò proprio per la luminosità della sua pittura. Un furto di tutto rispetto che ha consentito a questo artista palermitano dell'Ottocento a dar vita a memorabili paesaggi limpidi e luminosissimi, ricchi appunto di quella luce rubata al sole. Un paesaggista che ci ha regalato indimenticabili opere pittoriche con larghi orizzonti, scene vaste e luminose, cieli vaporosi, sì, e brulle montagne palermitane e quel mare quasi sempre calmo, immenso, azzurrissimo. Ma prima di proiettare qui sul grande schermo alcune delle sue più conosciute opere che sono esposte in diversi musei e che si trovano pure in collezioni private, vorrei, seppur brevemente, tracciare una sua biografia per meglio focalizzare il periodo storico e l'ambiente in cui visse. Per la realizzazione di questo video, in particolare per le immagini, ho fatto anche tesoro di quanto riportato in questo volume edito nel 2005 in occasione della indimenticabile mostra su Loiacono tenutasi a Palermo tra il 2005 e il 2006 nell'ex convento di Sant'Anna, oggi Galleria di Arte Moderna, e mostra che fu promossa allora dal Comune di Palermo sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Lo poso perché è un volume di 475 pagine e pesa quasi 3 kg. Pesantissimo. A proposito delle collezioni private di cui parlavo prima, vorrei svelarvi che c'è un collezionista qui in zona che ha una sua bella luminosissima marina che ho avuto modo di ammirare e che ovviamente non posso dire il nome del proprietario tranne che lui me lo autorizzi espressamente anche per un successivo eventuale video. Valentina, no, non lo dico neanche a te Valentina, il nome di questo collezionista, è inutile che tu continui a mugugnare, messa là, non voglio sapere, no, non è possibile. Mi stai facendo dimenticare quello che devo dire sulla vita di Francesco Loiacono, però comunque l'ho appuntato qui da qualche parte. Ecco, Francesco Loiacono nacque a Palermo nel maggio del 1838. Il padre, Luigi Loiacono, era pure lui un pittore di quadri di soggetto sacro e militare. Ma a formarlo non fu il padre, bensì il grande pittore partenopeo Filippo Palizzi, quando nel 1856, a 18 anni, Francesco Loiacono si trasferì a Napoli, dove affinò le sue doti frequentando diversi pittori. E determinante fu anche l'influsso di De Nittis, quel Giuseppe De Nittis, pittore pugliese dell'Ottocento, molto vicino alla corrente artistica del verismo e dell'impressionismo. Ma non ci crederete, Francesco Loiacono partecipò in prima persona alle battaglie risorgimentali e dopo lo sbarco dei Mille a Marsala, pur ferito nella battaglia di Milazzo, continuò a combattere agli ordini di Nino Bixio fino alla battaglia del Volturno nell'ottobre del 1860,
insieme a diversi altri artisti siciliani e campani, partecipando anche al tentativo di liberazione di Roma. Fu però catturato ed imprigionato nell'agosto del 1862. Restò imprigionato per poco tempo, quindi fu liberato e si stabilì ad Agrigento. Tornò in Sicilia, quindi. Lui comunque soggiornò poi più volte a Firenze e partecipò a tutte le più importanti rassegne di pitture sia in Italia che all'estero, a Venezia, Napoli, Torino, Palermo, ma anche a Vienna, Parigi e Bordeaux. Ma il suo primo successo fu quando, esponendo a Napoli nel 1877, il quadro A strada di campagna fu accettato subito nel Museo Nazionale di Capodimonte, che io quest'anno a dicembre ho visitato e ho rivisto. E la strada di campagna descrive l'atmosfera che precede un duello. C'è un caldo inesorabile, un'afa opprimente, un sole cocente. Mentre nel 1883 la regina Margherita scelse L'arrivo inatteso, o come titolo alternativo Il ritorno del coscritto, di soggetto risorgimentale, una grande tela, un paesaggio umile e insieme epico, assolutamente struggente. E questo, e lo acquistò questo quadro per esporlo nel Palazzo del Quirinale, suscitando addirittura le lodi di Gabriele D'Annunzio, che per certi versi era sempre molto critico. Ed ancora oggi il dipinto si trova nelle stanze della Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica, mentre una copia consimile, realizzata per il suo amico mecenate Giuseppe Sinatra, si trova nella Galleria Civica di Agrigento, dove si conservano oltre 80 copie, 80 opere dello Iacono, provenienti appunto dalla collezione Sinatra. Alcuni suoi quadri furono pure acquistati dall'imperatore Guglielmo I, dal quale fu anche ricevuto personalmente in Germania. Lo Iacono fu un artista di ingegno multiforme e dalla personalità versatile, e realizzò pure per la principessa Maria Lanza di Trabia un ventaglio, un favoloso ventaglio, guardatelo, con fiori e veduta di Palermo, che vi faccio appunto qui vedere, un'opera pregevole sia per il dipinto stesso che per la tecnica utilizzata. C'è da soffiarsi con questo caldo, con questo bel ventaglio. Realizzò pure nel 1886 per il Lanza di Trabia, ancor meglio per la principessa Giulia, Dopo la pioggia. E già Valentina infatti me lo sta mandando qui alle mie spalle. Anche il re Umberto acquistò un suo dipinto, L'estate o Sulla via di Romagnolo. Curioso ed attento alle novità del suo tempo, si interessò anche alla fotografia e i suoi dipinti sono un po' come delle fotografie che ci restituiscono, come dire, l'anima dei luoghi. È come quando dipinge Erice, Taormina, Agrigento o la Cubola, o l'orto botanico con le agavi e i cactus. Lo Iacono è il pittore della Sicilia e in particolare di Palermo e della Conca d'Oro, e che ha saputo cogliere in quel particolare momento storico ed artistico aspetti nuovi e moderni, come quello di immortalare l'insieme paesaggistico da una prospettiva più lontana, offrendo una visione d'insieme suggestiva dove tutto è pienamente reale, ed anche per questo venne presto riconosciuto come il miglior paesaggista siciliano. Ma vediamo ora altre sue opere, frutto di una produzione vastissima e variegata, che ritraggono con rara maestria quei paesaggi siciliani alla fine del XIX secolo,
celebri per la loro fertilità e per la loro bellezza. Molti suoi dipinti più famosi hanno come titolo Veduta di Palermo del 1885 e ve ne mostro qualcuno. Sullo sfondo, vedete, ecco, cominciamo, sì. Sullo sfondo l'inconfondibile silhouette di Monte Pellegrino e poi il verde degli agrumi insieme ad uno scorcio del Mar Tirreno. Ed anche altre piante della macchia mediterranea, un vecchio olivo, un nespolo, una palma e al centro una strada polverosa e delle persone. È un gregge che torna all'ovile tra grandi agavi e fichi d'India. Andiamo avanti, vediamo. Ed ancora il dipinto Estate del 1890 che ci porta in una strada arsa dal sole di un sobborgo di Palermo e lo stradone di Romagnolo che si allunga polveroso, monotono, con a destra un mare azzurro solcato da qualche vela e a sinistra una striscia di giardini che si vedono in ombra. Al centro un carro carico di verdura tirato da un povero asino che stenta a camminare con quel gran caldo. Andiamo avanti, Valentina, cerchiamo di correre. Sì, allora al centro, e questa è una veduta dell'Acqua Santa, al centro il loggiato di Villa Belmonte che spicca tra il verde della collina e più in basso il caseggiato che si riflette sul mare dove sono alcune barche a diporto. Certo, volerle fare tutte queste belle opere di Lo Iacono è una cosa lunghissima, verrebbe un video di ore ed ore. Andiamo avanti. Palermo è il Monte Pellegrino visto da un terrazzo, una tela panoramica comprendente l'intera città di Palermo, la piana antistante, l'inconfondibile mole del Monte Pellegrino e le montagne circostanti avvolte in una calda luminosità. Continuiamo. Pescatori sulla spiaggia. Una spiaggetta ricoperta di sassi, i pescatori intenti a sistemare le reti e sullo sfondo un bel caseggiato. Per riassumerlo è una limpida atmosfera dell'intero paesaggio. La si sente, la si vede. Andiamo ancora avanti, la Conca d'Oro. Una bella tela dalle calde tonalità bruno-dorate. Alcuni contadini che percorrono la strada sterrata e dei pescatori vicino alle loro barche. In lontananza, se vedete bene, anche il San Calogero di Termini. Se Valentino lo potresti zoomare, ecco, vediamo appunto il San Calogero in lontananza. Sì, grazie. Possiamo andare avanti? Sì, ecco, dopo avete visto il San Calogero, vediamo una veduta di Palermo da Santa Maria di Gesù. Alcuni frati francescani che passeggiano e conversano tra loro in un luogo a dir poco paradisiaco, dove agavi, palme, ulivi e fichi d'India sono i veri protagonisti di questa splendida tela. Una marina, una corona di monti che va da Capo Zafferano alla Piana di Palermo, fa da sfondo a questa bella marina, una striscia di mare dall'azzurro intenso, mentre una barca spiega le vele al soffio di una leggera brezza. Sentite, è una poesia veramente il nostro autore. Ancora avanti, un'altra bella e luminosa marina con pescatori. Due pescatori in primo piano che avanzano con le loro ceste piene di pesci. Sullo sfondo Capo Zafferano e il litorale di Aspra. Ancora un'altra marina, la Marina di Palermo e Monte Pellegrino, un dipinto direi estremamente raffinato, una suggestiva immagine del porto di Palermo visto da Sant'Erasmo, il tutto sovrastato dall'inconfondibile sagoma
del Monte Pellegrino. Andiamo ancora avanti, quando siamo stanchi ci fermiamo. La raccolta delle telline, me la mandi? Sì, due luminosissimi dipinti che Valentina ha messo insieme, dove tanti bambini che raccolgono le telline, noi le abbiamo sempre chiamate arcelle o arselle, due tele che si trovano alla Fondazione Whitaker a Villa Amalfitano a Palermo. Ancora un altro bel dipinto, la cupola. La cupola si trova al Museo Civico di Agrigento. È un piccolo quanto celebre edificio quadrato di stile islamico, con quattro archi sormontati da una cupola emisferica. La cupola si trova a Villa Napoli, alla Cuba, a Palermo. Un portale sono blocchi squadrati di pietra ornato da eleganti cornici settecentesche che farebbero pensare all'ingresso di una villa nelle vicinanze palermitane, non so, forse a Piana dei Colli o addirittura qui a Bagheria. Veduta di Monte Cofano. Monte Cofano è uno scrigno che racchiude tanti tesori, situato a metà strada tra San Vitolo Capo e Trapani. È una delle più interessanti attrazioni naturali della costa trapanese. Il giardino di Villa Tasca, un giardino storico che risale addirittura al XVI secolo, un cielo nuvoloso che fa risaltare ancor più una prepotente vegetazione di alberi di alta dimensione, e di palme, di agavi, rose e aloe che si riflettono nell'acqua calma del lago. Ed ancora, mandami l'orto botanico, sì, e poi finiamo. L'orto botanico mostra tante varietà botaniche, dai gerani ai grandi alberi, dalle palme alle felci, nei tantissimi vasi. Beh, che dire, mi fermo qui, vorrei farvi vedere altre belle opere, ma voi vi stanchereste come così anche io e Valentina a mandare sempre queste opere, ci stanchiamo un po'. Poi diventa troppo lungo il video, poi non lo vedete. Aggiungo solo che Francesco Lo Iacono muore a Palermo il 27 febbraio del 1915, quando da qualche mese era già iniziata la Prima Guerra Mondiale. Per concludere, Lo Iacono, oltre ad essere un uomo del suo tempo, fu anche un uomo moderno, perché seppe interpretare le tematiche non solo artistiche del suo tempo, ma anche le tematiche sociali del nuovo secolo che avanzava. Comunque resta per tutti il pittore della luce che cercò di rubare al sole il segreto del suo splendore per trasfonderlo nei suoi luminosissimi paesaggi che sanno di poesia, ma anche di ardore e passione. Una Sicilia raccontata da un pittore, da un poeta, da un uomo innamorato. Un percorso artistico il suo che lo portò ad essere definito, oltre che il pittore della luce, il più grande paesaggista che la Sicilia abbia avuto. Un maestro indiscusso e poi purtroppo lungamente dimenticato. Francesco Lo Iacono è oggi però al centro di un rinnovato interesse critico. Grazie a tutti voi. Alla prossima.